chiamo Federica Rota. Ho fatto le tre vaccinazioni in Liguria in due aste diverse per motivi di studio, ma mi trovo nella situazione in cui, nonostante io abbia fatto tutti e tre i vaccini, non ho il Green Pass, questo per motivi che ancora non si sono capiti. Li ho fatti unificare ovunque, sotto l'ASL Ligure e sotto l'ASL di Torino, perché sono residente a Venaria Reale, ma non si riesce a unificare, quindi il Green Pass non mi arriva. Quindi io mi trovo nella situazione praticamente di un Novax, non posso prendere il treno, non posso entrare nel ristorante, ma cosa più grave, non posso procedere con i miei studi perché non posso andare avanti con il tirocinio. E quindi mi ritrovo bloccata nella situazione in cui non so più a chi rivolgermi per tentare di risolvere la mia situazione. Capito? Tu la terza dose quando l'hai fatta? Da quanto tempo ti trovi in L'ho questa fatta il situazione? 17 di gennaio, quindi è più di un mese che mi trovo nella situazione, che in questa situazione che non riesco a risolvere assolutamente. Perché invece dopo le prime due dosi il Green Pass ti era Mi era arrivato? arrivato, non nell'immediato, però non c'era ancora l'obbligo del Green Pass. Sì. Quindi io avevo poi recuperato in autonomia l'outcode, come il sito del governo permette di fare, e quindi non avevo assolutamente avuto dei problemi. Nonostante io comunque non fossi residente in Liguria, quindi è andato tutto bene, me le hanno registrate e inserito i dati manualmente, e quindi il mio Green Pass l'ho avuto senza nessun problema. Quindi adesso c'è anche l'unico modo che hai di spostarti tra una regione e l'altra è la macchina. Sostanzialmente sì. Non c'è un altro No, non c'è altro mezzo. modo. Mi hanno detto che potrei comunque provare a muovermi con il foglio delle tre dosi, però ecco, lì è un po' a discrezione di chi mi crede e chi non mi crede. Certo. Non me la sento di rischiare di prendere delle multe. Con l'università cosa è successo invece? Cioè, nel senso, tu non hai il Green Pass e quindi cos'è che non puoi fare o cos'è che devi Non rimandare? posso accedere alle strutture dove dovrei fare tirocinio. Io studio una professione sanitaria, quindi dovrei entrare nelle strutture sanitarie, negli ospedali per fare il tirocinio, ma purtroppo senza il Green Pass non mi accettano. Ti sei rivolto già a delle istituzioni, hai scritto mail, insomma, qualcosa del Sì, genere? allora tutte le ASL devo dire hanno collaborato perché anche loro non sanno più che cosa dirmi perché risulta tutto correttamente registrato, sia nella Liguria sia in Piemonte. E ho anche sporto denuncia, ma sostanzialmente inutile. Mi hanno detto noi lo facciamo, però non è quello che mi farà arrivare il Green Pass. A me interessava avere un foglio in mano che attestasse che io le ho provate davvero tutte per cercare di smuovere qualcosa. Questa cosa come ti fa sentire? Arrabbiata, Mi delusa? sento soffocare perché sì, arrabbiata perché non è possibile che comunque dopo 2 anni di pandemia e dopo che comunque uno fa tutto quello che deve fare per proteggersi e proteggere gli altri, ci si trova nella situazione comunque di non poter vivere liberamente. È già una situazione difficile e che fa paura quella del Covid. Certo. In più ci si mette la burocrazia e fa quasi più paura la burocrazia a questo punto che non il virus.